Ciao a tutti, sono Paolo, qui al Poplai Studio di Milano, da qualche mese dotato di console Midas M32, quella che vedete alle mie spalle. E da sempre dotato di Cubase, a questo punto Pro 8.5. La console in questione arriva dotata di un bellissimo multi-effetto che sarebbe un peccato non usare come plugin in Cubase. Ma come si può fare questo? Lo scopo di questo mio piccolo webinar è quello di illustrare una configurazione della console che poi potrà essere salvata per usi futuri, che permetta di usare 7 degli 8 effetti disponibili nella console come plugin di Cubase, con una differenza: i primi quattro effetti saranno effetti di mandata, che avranno una mandata mono e un ritorno stereo, e infatti si tratterà di reverberi, modulation, delay, flanger chorus, eccetera, mentre i secondi tre effetti saranno effetti insert di insert, e quindi compressori, gate, eccetera, che potranno essere usati sia in insert stereo, quindi magari per un uso di mastering, oppure come sei effetti insert mono. Quindi andiamo a vedere la schermata routing, che è quella che ci permette di effettuare tutte le connessioni della console, che in questo caso è stata organizzata in questo modo. I primi 8 canali del mixer riceveranno l'entrata dei microfoni e saranno ancora utilizzabili per registrare su Cubase. I secondi 8 canali ricevono l'ingresso dalla card del computer. I terzi 8 canali riceveranno ancora l'ingresso di microfoni o tastiere e potranno essere utilizzati per la registrazione. I quarti 8 effetti, ancora 8 canali, anzi, scusate, ancora provengono dal computer e serviranno per gli effetti. Questa cosa la possiamo vedere anche sulla VST Connection della schermata VST Connection del Cubase, dove si vede che i primi 8 ingressi e quindi dall'1 all'8, e poi gli altri 8 ingressi che vanno dal 17 al 24. Eccoli qua. La stessa cosa la vediamo sui canali del mixer. E quindi abbiamo questi, che sono gli otto canali dei microfoni, poi abbiamo 8 canali provenienti dalla scheda, quindi dal computer, più 8 canali ancora utilizzabili per registrare e altri 8 canali che provengono dalla scheda e dal computer. La differenza è che per gli effetti in mandata io utilizzerò i canali 25, 26, 27, che sarebbero l'uscita della card 9, 10, 11, 12, come mandate mono per gli effetti in mandata. Infatti, questi canali saranno assegnati, come possiamo vedere dalla schermata home del singolo canale, con i bus sends. Quindi per il canale 25 utilizzeremo il bus sense 1, per il canale 26 utilizzeremo il bus sense 2, per il canale 27 il bus sense 3, per il canale 28 il bus sense 4. Queste sono le quattro mandate che vanno a finire, come si può vedere nella schermata FX, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, nella parte sinistra, arrivano direttamente all'effetto. Su Cubase questa cosa è evidenziata dalla schermata External FX, sempre
della VST Connection. Infatti vediamo, no, adesso non vediamo, ecco, cerchiamo di vedere che le mandate, effettivamente degli effetti in mandata, i primi quattro sono esattamente 9, 10, 11 e 12, che vanno a finire quindi sui canali 25, 26, 27, 28, che vanno a finire poi nei bus sense. La cosa si può vedere anche guardando i rotary control, che vediamo nel canale 25, sono quelle rotelline illuminate, canale 26, 27 e 28. Ok. Per invece la questione degli effetti di insert, utilizzerò gli altri canali provenienti dal computer, quindi i canali dal 9 al 16, che ricevono l'ingresso della card del computer dall'1 all'8. Nel mio caso, siccome utilizzerò solo tre degli effetti in insert, i canali dal 9 al 14 sono insertati con gli effetti insert, come si può vedere nella schermata home di canale. Schermata home, nella sottoschermata config. Ecco qua. Ecco, vediamo che mettiamo a fuoco. Vediamo che la card, l'uscita della card 1 va a finire sul canale 9 ed è, come vediamo ancora qua, ed è insertata con l'effetto numero 5. Per l'esattezza, il canale left dell'effetto 5. Left dell'effetto 5. La card 2 andrà a finire, come possiamo vedere, la card 2 andrà a finire sempre sul canale 10 e così via. Ognuno di questi canali è insertato in maniera stereofonica con gli effetti 5, 6, 7 e 8. 5, 6 e 7, no, l'8. L'8 rimane un effetto che può essere utilizzato direttamente sulla console. Ecco che vediamo. Ogni canale, quindi ogni uscita della card dall'1 al 6 è insertata con un effetto dal 5 al 7. Quindi abbiamo card 1, canale 9, effetto 5, canale left, card 2, canale 10 del mixer, insert R dell'effetto 5 e così via. Vediamo se riesco a evidenziarlo. Basta schiacciare qua. Ok, ecco che vediamo. Questo è il canale 2, canale 2 della scheda, ma 10 del mixer. Questo è il canale 3 della scheda, ma 11 del mixer. E vediamo l'insert sulla destra. Questo è il canale 4 della scheda, ma 12 del mixer. E vediamo l'insert sulla destra. E il canale 13 della scheda. Canale 5 della scheda, canale 13 del mixer insertato. Ecco qua. Vediamo la schermata FX e vediamo che effettivamente i canali sono quelli assegnati 9, 10 per l'effetto 5, 11, 12 per l'effetto 6, 13 e 14 per l'effetto 7. Ora vediamo qui nella schermata VST Connections External FX che effettivamente la mandata degli effetti 5, 6 e 7 è 1, 2 per la 5, 3, 4 per la 6, 5, 6 per la 7.
i ritorni degli effetti insert utilizzerò un piccolo escamotage passando attraverso gli aux out. Io preferisco considerarli aux in, un po' come succedeva nelle vecchie tastiere che spesso avevano l'uscita indicata come entrata. In pratica, il canale 9, che è quello che praticamente è l'uscita 1 del computer, va a finire sull'aux out 1. Poi il canale 10 aux 2, canale 11 aux 3, canale 12 aux 4, canale 13 aux 5, canale 14 aux 6. Questo perché poi nella schermata card out, che io preferisco considerare card in per lo stesso motivo, vediamo che i ritorni degli effetti saranno nella seconda colonna AUX 1.6. Quindi gli AUX 1.6 torneranno alla scheda audio e diventeranno i canali 9, 9, 9.16. Questa cosa la vediamo anche qui nella schermata VST Connections, dove vediamo che i ritorni dei tre canali insert saranno 9, 10, 11, 12 e 13, 14. Per i ritorni degli effetti in mandata, invece, mi utilizzerò la schermata routing out 1, 16. In questo caso gli output non sono da intendere in senso letterale, in quanto non si riferiscono alle uscite analogiche sul retro della console, ma sono solo uno step per effettuare il patching. Quindi, come vediamo, io ho connesso le uscite stereo dei quattro effetti in mandata con gli output 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecco qua. Quindi questi output, andiamo a controllare, sono gli output dall'1 all'8, quindi input nel mio modo di vedere, perché l'uscita degli effetti va a finire qui. Quindi, come rivediamo, dall'1 all'8 le uscite degli effetti 1-4 stereofoniche sono connesse. Poi, andando a vedere nella schermata card out, che io considero card in, la cosa è confermata dalla quarta colonna, dove abbiamo che le uscite 1-8 sono connesse alle entrate 25-32. Questo è rispecchiato naturalmente nella schermata VST Connections, dove effettivamente i ritorni degli effetti stereofonici di mandata sono 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Ecco qua. Ora diamo una rapida occhiata alle schermate del menu routing che abbiamo utilizzato. Quindi abbiamo la home, dove abbiamo assegnato 8 canali alternati provenienti dai microfoni, 8 canali provenienti dalla scheda audio. Poi abbiamo la schermata out, dove abbiamo assegnato le uscite degli effetti stereo di mandata ai primi 8 output. La schermata aux, dove abbiamo assegnato le uscite dei canali 9, 10, 11, 12, 13 e 14 agli aux 1-6. E per finire la schermata card out, dove vediamo che nella prima colonna avremo i microfoni, quindi loco 1-8, nella seconda colonna avremo gli aux
sono i ritorni degli effetti in insert. Nella terza colonna avremo il loco 1724, quindi ancora possibilità di utilizzare 8 canali per registrare, e nella quarta colonna gli output 1-8, che invece sono i ritorni stereo degli effetti in mandata. Devo inoltre aggiungere che naturalmente i 4 bus ends in mandata, le mandate mono degli effetti stereo di mandata, quindi i primi quattro effetti, sono anche regolati dai cursori delle mandate, che comunque sono da tenere presente. Io in questo caso le ho messe a zero in maniera da do non dovermene preoccupare. Questa configurazione permette inoltre di utilizzare anche tre cuffie stereofoniche grazie alla possibilità di sfasare le uscite, che in questo caso sono proprio le uscite sul retro della console, quindi le uscite analogiche XLR. Scambiando siccome io ho le cuffie collegate con le prime uscite, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in questo caso ne utilizzerò solo 3. Quindi ho dovuto invertire l'uscita delle cuffie in questa maniera, cioè in pratica ho assegnato le uscite 13 e 16 alle uscite 5 e 8. Quindi le 13 e 16 mi controlleranno le cuffie, ma usciranno sulle uscite 5 e 8. Questa memoria di scena potrà poi essere salvata o grazie al comodo programma che offre la Midas, che replica perfettamente la console, o direttamente sul mixer. Quindi nella show control potrò assegnare la configurazione a uno delle memorie disponibili. Dopodiché potrà essere addirittura esportata e salvata sul computer direttamente nella cartella del progetto. I plugin così creati si troveranno nella finestra Plugin Manager, secondo l'ordine alfabetico, e andranno inseriti nelle collection che stiamo usando nel mix del pezzo in uso. Ecco qua. Per esempio, se io ho una traccia di voce, ecco qua che ho inserito. Praticamente è il primo effetto della serie di mandata, quindi è un riverbero e lo utilizzo su una voce. Allora, prima sentiamo la voce senza effetto. People get ready, there's a train is coming. You don't need no baggage, you just get on board. Ok, adesso inserisco l'effetto, un effetto esagerato per poter essere meglio apprezzato, quindi un plate reverb, che è l'effetto numero 1 della mandata, degli effetti in mandata. Ecco qua. People get ready, there's a train is coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to the deserts humming. You don't need no ticket, you just stand alone. Utilizzato in questa maniera, il nostro effetto può essere usato anche in mix, a patto che
nell'export dell'audio mix down si cerchi la casellina real time export, questa. Ok, grazie a tutti per l'attenzione e consiglio comunque di utilizzare il programmino che viene dato con la console, che rispecchia completamente le caratteristiche della console e ci permette anche di studiare eventuali nuovi patchamenti. Ciao!